Video di Ario. Ah, del 17 settembre, cacchio, è male. Lo filmo oggi, cioè il giorno dopo, perché per i motivi che sto per spiegare. Dunque, oh, il formato non va bene. Non ha fatto click. Allora, 17 settembre. Ieri, oggi è il 18. Ieri mattina ho guardato sul sito della Silvio D'Amico i risultati e speravo davvero, davvero, davvero tanto che almeno la prima fase l'avessi superata. E invece no. Mentre guardavo, cercavo tra i nomi, sentivo friggere lo stomaco, torcere un pochettino le budella. La tensione non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. In compenso ce l'ha fatta la ragazzina vestita da scolaretta che mi è andata prima di me, accompagnata dall'allievo della Silvio D'Amico. Mi sono sentito triste, triste, tanto triste. Ho chiamato Valerio, mi ha anche chiacchierato un po'. Adesso lui con Cucchini sì, dice che ha qualche provino, però. Cioè lui è contento, dice sì, adesso con Cucchini mi va bene, faccio da tanti provini. Però stringi, stringi, fa tante cose quante ne sto facendo io, cioè nessuno. Da questo punto di vista non avere un agente, cioè, il fatto di non averlo mi consola. Ieri, quindi per questo motivo sono stato giù tutto il giorno. Al pomeriggio sono andato da Giulio, mi sono riscaricato Hearthstone, abbiamo giocato. Mi sono rincoglionito tutto il giorno, sono tornato a casa alle 7 di pessimo umore, proprio giù. E ero infastidito, nervosito da tutto. E mamma, quando sono così, mi tratta male. Dice, su, su, è possibile che è già finito il bel periodo in cui eri allegro e non mi aiuta affatto. Allora abbiamo discusso, abbiamo litigato. Dopodiché ho deciso di sollevarmi un po' perché mi accorgo proprio che mi lascio andare, è così facile farsi portare in questa spirale discendente che ti porta verso il basso. E allora ho fatto degli esercizi, è la prima volta da quando ho cominciato che riesco ad arrivare alla quarta serie del video esercizio su YouTube e ero abbastanza, cioè, contento di quello. Non l'ho finito, ma sono arrivato alla quarta serie. Mangiato di corsa, sono andato a Torino con Elena, Martina, Mauro Caria e Ilaria. E ho fatto una serata. Due chiacchiere, niente di che. Per mezzanotte e mezza ero già a casa, non è stato un gran sabato. Però almeno sono uscito, ho fatto qualcosa. Mi è un po' passato. Ero così stanco ieri. Stanco perché mi sono alzato presto, stanco perché faceva freddo, stanco emotivamente, stanco perché sono stanco di ricevere porte in faccia, ma so che non c'è nient'altro nella vita che io voglia essere o fare. Ieri non ho filmato, ero sommando tutte queste stanchezze, stropicciavo gli occhi al ritorno. Ho avuto una conversazione inaspettata con Elena Fiora perché mi ha portato i blocchi a casa. Eravamo solo noi due, ci siamo messi a chiacchierare. Non lo so, dell'amore, del matrimonio, non so come siamo finiti. Ah sì, sul fatto che. No, non lo ricordo. Felice è stata tanto con Martina e non capisce come nessuno dei due venga in, cioè,
curiosità di provare qualcun altro, di come Francesco stia con Giulia da 7 anni, di come Francesco, queste sono cose che ha detto lei, si nasconda il fatto che sono fondamentalmente diversi su cose molto importanti e io non ci ho mai pensato, come il fatto che Giulia non vuole sposarsi e non vuole avere bambini. È stata una conversazione interessante, ma non so come spiegare, è stato come avere due chiacchiere con uno sconosciuto che ha delle persone in comune con me. Non era una conversazione tra amici. Non lo so, forse non ho quel tipo di rapporto, ma è stato strano. Io sono tornato a casa un po' triste, ma meno di quanto fossi partito.